Ciao a tutti! Seconda parte del video sui prodotti finiti. Prima cosa volevo farvi notare la meraviglia di questa borsina che è di Harrods con tutti i dolci, le torte qui sopra rosa, bellissima, che mi ha portato in regalo da Londra una mia amica che ringrazio, mi piace da morire. E l'ho voluta utilizzare per inserire i miei prodotti finiti per quanto riguarda make-up e skincare viso. Questo mese di make-up c'è un bel po' di roba, sto smaltendo un po' e sono molto molto felice. Allora, andiamo qui, anche qui random, dischetti di cotone, va bene, più o meno sempre i soliti, frilli che trovo dai cinesi, buonini, abbastanza buoni. Questi liccia che mi sono piaciuti tantissimo, questi sono quadrotti morbido strucco, doppia azione, mi sono piaciuti, non si sfaldano, sono morbidi, buoni. E i miei nuovi preferiti che ormai ricompro sempre da un pochino, questi dischetti levatrucco della Simply, 50 pezzi, 100% cotone. Questi mi piacciono tantissimo, sono grandi perché sono morbidissimi, non si sfaldano, non perdono i pelucchi. Io non credo che il dischetto influenzi l'efficacia, insomma, dello strucco, ma il comfort, ecco, la piacevolezza dell'utilizzo, e questi mi piacciono veramente tanto. Poi, allora, struccanti occhi, ne ho due. Uno è questo di The Body Shop, che mi era stato regalato per Natale. Questo è Camomilla Waterproof Eye and Lip Makeup Remover All Skin Types. Questo qui mi è piaciuto tantissimo. È molto molto efficace, molto delicato, funziona perfettamente. Io non ho The Body Shop nei paraggi, non ordinerò per questo prodotto, ma mi è piaciuto veramente tanto. Così come mi è piaciuto e non me l'aspettavo, non so perché, questo di Sephora, il Super Demaquillant Waterproof, quindi anche questo veramente molto molto efficace, in grado di togliere qualsiasi tipo di trucco in maniera molto veloce, che è quello che io richiedo fondamentalmente a uno struccante. Non ha nessun, ha un struccante bifasico, non ha nessuna profumazione, non è particolarmente unto, buono, potrei anche pensare di comprarlo in full size. Poi ho terminato due tonici, uno è il mio solito L'Oreal tonico luminosità sublime, tonifica, rinfresca, rivela una pelle luminosa, ve ne ho parlato un sacco di volte, è quello che uso al mattina, ha questo effetto illuminante che mi fa impazzire, molto energizzante, fresco sulla pelle, tonifica e mi piace tantissimo anche la profumazione così un po' agrumata, sterzante, ottimo prodotto per la mattina. Questo è senza parabeni, senza coloranti, ma contiene alcol. E questo, vabbè, è acqua distillata alle rose Roberts, è tonico rinfrescante, buonissimo. Io lo uso o come tonico la sera o per fare gli impacchi sul contorno occhi, e mi piace tantissimo e lo ricompro sempre. Poi ho terminato delle salviette levatrucco, ben due confezioni, una in realtà l'avevo terminata nell'altro video prodotti, per l'altro video prodotti finiti, ma mi era rimasta in giro. Le mie due le mie salviette preferite, acqua alle rose, salviette struccanti, viso, occhi e labbra, e mi piacciono tantissimo, lo sapete, sono molto ben imbevute, molto profumate, delicate, efficaci, non irritano, mi piacciono tantissimo. Io, sapete, le uso in fase pre-struccaggio, diciamo, per togliere il grosso, non sempre, quando ho un trucco particolarmente pesante. E poi ho terminato anche queste di Fria, struccanti più 20 salviette, puro latte detergente in salvietta, effetto night calming, azione protettiva con olio di argan. Queste mi sono state inviate dall'azienda, che ringrazio, e mi sono piaciute abbastanza, devo dire, efficaci, rimuovono bene il trucco, anche queste non irritano. Sono un po' meno imbevute di quelle alle acque rose Roberts, e la profumazione mi piace meno, però insomma, se vi trovate ad acquistarle ve le consiglio, sono delle buone salviette. Poi ho terminato questo sample che mi era stato dato da Tigotà da provare, è di Ava, che è questa azienda, quell'azienda israeliana di cui vi ho parlato spesso, di cui adoro il siero, e anche un prodotto corpo di cui vi ho parlato anche lì abbastanza spesso. Questo è il Time to Clear All-in-One Toning Cleanser.
Questo è appunto un detergente e tonico insieme. Boh, tanto amo i due prodotti di cui vi ho parlato, tanto questo mi ha lasciata completamente indifferente, quindi non lo comprerò. Buono è, però niente di straordinario. Poi ho terminato due burri labbra, che però sono lo stesso, praticamente in due formati diversi. Il mio burro labbra preferito in assoluto, il Rev de Miel di Nuxe. Ce l'ho avuto così in pottino e questo lo ricompro sempre praticamente. Ha questa consistenza molto cerosa, molto densa, che è perfetta per un bel impacco idratante la sera prima di andare a letto. Questo soprattutto in inverno è un prodotto che non mi faccio mancare mai, molto idratante, molto riparatore, ottimo, vale tutto quello che costa. E questa è la versione in stick che ho utilizzato di giorno o prima di truccarmi la mattina o di giorno quando ero in casa o senza rossetto. E questo lo trovo assolutamente equiparabile a questo. Questo vince per comodità, questo per idratazione, perché questo forse è un filo meno idratante di questo, però insomma uno per l'altro sono fantastici. Non li ricompro ora perché ne ho altri, però questo secondo me, o questo vedremo, in inverno li riprenderò di sicuro. Poi il famigerato contorno occhi di Bottega Verde. Questo è il Fito Vital concentrato illuminante occhi. Questa è una nuova linea uscita da poco per Bottega Verde e questo l'ho preso perché l'avevo trovato in offerta a 11 euro al 50% di sconto. Mi aveva ispirato perché appunto si può utilizzare anche sulle palpebre, dovrebbe avere questo effetto sia idratante che tensore. Vi avevo spiegato di quanto ci ero rimasta male una volta a casa quando mi sono accorta che il prodotto era da 5 ml, quindi di fatto costa parecchio. Allora io non avrei problemi onestamente a ricomprarlo anche a questo prezzo se mi piacesse moltissimo. Mi dovrebbe piacere moltissimo, tanto quanto mi piace le Lift di Chanel, perché alla fine a prezzo pieno hanno lo stesso identico prezzo, ma non è così. Lo trovo sì idratante, trovo che abbia un buon effetto tensore, ma niente di eclatante. Mi ha molto disturbato il fatto di essermi resa conto a casa che la confezione contiene 5 ml di prodotto. Piccola parentesi, ci sono tanti prodotti di Bottega Verde che mi piacciono e tanti che mi piacciono meno, un po' come per tutte le aziende. Io continuerò a comprare prodotti di Bottega Verde, nonostante una certa politica di marketing che spesso tante di voi, io per prima, abbiamo criticato. Io credo che l'importante è essere acquirenti consapevoli. Siamo in una società estremamente consumistica, dove il marketing è una materia di studio all'università. Ogni azienda ha il suo marketing, dalle tessere fedeltà ai continui messaggi che arrivano con gli sconti 20%, 25%, sample in regalo, terzo prodotto gratis, insomma, cioè non hanno più niente da inventare. Bottega Verde ha questo tipo di marketing, quindi prodotti sempre scontati, sempre in offerta, e ti chiedi, sì, probabilmente il costo vero dei prodotti è quello scontato. Pazienza, basta saperlo. L'importante è saperlo. Infatti mi sono arrabbiata molto con me stessa per non aver controllato in negozio la quantità del prodotto. Quindi, insomma, l'unico consiglio che vi do, siate informate. Ecco. Poi, ultimo prodotto skincare, ho terminato questo sample di crema da cui è andato via tutto, ma era la Biotherm Aqua Source, che io non avevo mai provato e mi è piaciuta. Molto fresca, è una crema in gel molto leggera, fresca, idratante per pelli miste o grasse, non assolutamente adatta a pelli secche e comunque secondo me più indicata alla stagione estiva, proprio per la sua leggerezza e la sua freschezza. Potrei anche pensare di prenderla in considerazione per l'estate. Buona, mi è piaciuta. Passiamo al make-up. Ho terminato Smashbox Photo Finish Hydrating Under Eye Primer, ve ne ho parlato tantissime volte. Questo è quel primer leggermente idratante da mettere sotto in questa zona, nella zona occhiaie, prima del correttore, prima del fondotinta, prima di qualsiasi prodotto,
che va leggermente ad idratare, ma non sostituisce un contorno occhi. Soprattutto va a riempire le piccole rughette e a allontanare l'accesso del correttore nelle rughette. È un prodotto che io ho comprato e ricomprato e ricomprato una miriade di volte. Ora non l'ho preso perché ho trovato un'altra cosa che non è esattamente un sostituto di questo, ma che mi fa lo stesso effetto, anzi forse meglio, e ve ne parlerò a brevissimo. Poi ho terminato l'Eye Base Primer di Kiko, il primer per le palpebre, che sapete mi piace tantissimo, funziona benissimo per le mie esigenze, è perfetto. Poi ho terminato anche qui un prodotto di cui vi ho parlato più volte, il fondotinta di Kiko, quello compatto, il Nourishing Perfection Cream Comfort Foundation, quindi questo fondotinta idratante in crema compatto, ce n'è ancora un pochino sui lati ma non riesco a prelevarlo per un'applicazione. Io questo ve l'ho già definito come un prodotto NI perché mi piace tantissimo il range di colorazioni e mi piace un sacco il concept perché è velocissimo da utilizzare quando ci si trucca così la mattina, velocemente, molto comodo. È anche abbastanza coprente e anche abbastanza duraturo, vi dura bene sul viso insomma, però si vede un po' troppo, si nota, non va a amalgamarsi a fondo con la pelle, mette leggermente in evidenza le rughette, quindi non è un prodotto che boccia ma è un prodotto che non ricompro. Poi ho terminato questo prodotto di Dior, il Fix It di cui vi ho parlato recentemente, che adesso andrò anche a scavare, vi dico la verità, perché io questo l'ho un po' snobbato per la prima metà di utilizzo, me ne sono innamorata quando ero verso la fine, purtroppo. Ottimo, questo non vi ho detto cos'è, è un 2 in 1 Prime and Conceal Face, Lips and Eyes. Praticamente è un prodotto all over, correttore diciamo, anche zona occhiaie, ma può essere usato anche come primer labbra e come primer occhi. È fatto così in stick, non so se si vede più all'interno, la parte esterna è colorata, la parte interna ha una specie di stick idratante. Come correttore occhiaie mi piace, anche se è una coprenza media, ma non va nelle pieghette, è veramente molto idratante e anche abbastanza illuminante. Come primer occhi, con base occhi, mi piace tantissimo. Dà questo leggero colore che va ad uniformare molto bene la palpebra e fa durare bene gli ombretti. Come primer labbra non mi piace, fa il bastone e non mi piace, ma è un buon prodotto. Non l'ho ricomprato, costa tanto e altre cose, ma è un prodotto che se avete la possibilità vi consiglio di provare. Due prodotti su sopracciglia. Una è la matita di Nabla in colorazione Venus, la Brow Divine, e mi piace tantissimo, me l'avete vista utilizzare, ha questo tratto sottilissimissimo, però è bella scrivente, un'ottima consistenza, dura tutto il giorno, dura di per sé anche come matita tanto tempo e permette di ridisegnare bene le sopracciglia, di riempirle bene e di avere un effetto perfetto ma naturale, ottimo. Ed è buonissimo anche il pettinino per sfumare, piace tantissimo. Ora ho in utilizzo la Neptune, questa è la più chiara, la Neptune è quella immediatamente successiva e mi piace tantissimo anche quella, che è quella che ho usato anche oggi. E poi quest'altro prodotto di Essence, questo è un pennarello per sopracciglia, però questa era in edizione limitata, uscito con la collezione Naughty Girl, e mi è piaciuto da impazzire, ma proprio tanto, cioè è la prima volta che uso un pennarello per sopracciglia che sia così bello sotto tutti i punti di vista, funziona benissimo, ha un tratto scorrevolissimo, dura tanto, non si asciuga subito, dura sulle sopracciglia perfetto, perfetto, perfetto fino a che le struccate e non vira la colorazione. Ve ne parlo perché credo che Catrice abbia in gamma permanente una cosa simile e considerato che Catrice e Essence sono praticamente la stessa cosa, mi piacerebbe provare il prodotto di Catrice. Se lo state utilizzando, se l'avete utilizzato, scrivetemi qui sotto come vi trovate. Poi, questo mascara di Givenchy, che permettetemi l'idiozia, è il packaging per mascara più bello secondo me che esiste in commercio. È di una bellezza pazzesca, bello pesante, bello di lusso.
il famoso mascara, quello con le tre palline, così. Qui in realtà il prodotto non è completamente finito, ma si è seccato e vi dirò, a me non è che abbia fatto proprio impazzire. È vero che la forma dello scovolino permette di andare a prendere tutte le ciglia, anche le più corte, anche quelle negli angolini, però poi di fatto l'effetto è abbastanza naturale. Non dà particolare volume, non dà particolare lunghezza, sì, per tutti i giorni può andare, ma col costo che ha, insomma, ci sono altri mascara che fanno un effetto di questo tipo a un prezzo decisamente diverso. Anche il nero, secondo me, non è intensissimo e in più si secca abbastanza velocemente. Voi lo vedete nei miei video prodotti finiti, io di mascara aperti ne ho due o tre, non di più. E quindi li sfrutto bene, non li butto via a metà. Questo si è seccato un po' presto. Poi ho terminato di Clarins la Fix Makeup Brown Fixant Refreshing Mist. Questi sono i mist appunto da spruzzare sul viso a fine trucco che fissano il trucco e tolgono l'aspetto polveroso delle polveri che avete applicato, fanno durare il trucco a lungo e poi questa contiene degli elementi idratanti che quindi potete anche utilizzare per rinfrescarvi durante la giornata, rinfrescando sì il trucco ma dando anche una botta di idratazione alla pelle. Mi è piaciuto tantissimo, ha una profumazione di rose squisita, buonissima, non lo ricompro ora perché ne utilizzo un'altra che mi piace anche di più, veramente un buon prodotto. Poi mi è rimasto qui da solo, me l'ero era rimasto qui nell'angolino, un prodotto per la skin care. Questo è un sample, sempre di Clarins. Questo è un gel contorno occhi, anti borse e anti occhiaie. Questo è proprio un gel leggerissimo. Può andare bene a una ragazza molto giovane che non ha bisogno di particolare idratazione, non è particolarmente idratante, non ha effetto sulle rughette e così via, ma non è neanche dichiarato. E come antiborse, antiocchiaie, boh, io non ho ancora trovato il prodotto che funzioni davvero su borse e occhiali. Comunque, io questo l'ho utilizzato come siero, diciamo, sotto il contorno occhi che poi utilizzavo di giorno e utilizzato così non mi è dispiaciuto. Ma ecco, in taglia di vendita non lo comprerei, non è un prodotto adatto a me. L'ultima cosa che mi rimane sono le maschere. Ora andrò velocissima perché la maggior parte le conoscete. Matte Active Acido Ialuronico, questo è in tessuto che mi piacciono tantissimo. Le mie preferite in assoluto, che sono queste, le Regenerating Argan Oil di Iroha. Queste hanno effetto magico sul mio viso, rimpolpanti, idratanti, veramente ottime. Poi ho utilizzato questa che mi è stata regalata a Natale di Bioxidea Miracle 48. Questa Excellent Diamond è una maschera non propriamente in tessuto, è una sorta di silicone che però aderisce molto molto bene al viso e ha questo effetto molto distensivo e molto rimpolpante e illuminante. Mi è piaciuta tanto. Bioxidea è un'azienda americana, potete acquistare solo sul loro sito americano, quindi ecco non le comprerò, però Bioxidea è leader per la produzione di queste maschere e lo capisco vista la qualità, però ecco non le compro. Poi ho usato anche questa di Fria. Trattamento viso, maschera riequilibrante, effetto antietà, azione restitutiva con Q10 e retinolo. Questa è tra le cose che mi ha inviato l'azienda, la Fria. È una maschera appunto che ha un buon effetto idratante, non l'ho vista particolarmente rimpolpante, illuminante e così via, però come mascherina idratante da utilizzare così non mi è dispiaciuta affatto. Potrei anche comprarla. Poi ho finito la mia solita Sensual Day al cioccolato di Iroha. Questa è in crema, non è in tessuto. Idratante al cioccolato, profumo di vino e un ottimo effetto idratante sul viso. Poi ho terminato le mie solite maschera viso prime rughe di Delidea Melograno che mi piace moltissimo. La mascherina idratante, questa di La Roche-Posay con acqua termale di La Roche-Posay, ottima. E
E poi ho finito dei campioni di maschere di Sisley. Sisley fa questi campioni che sono monodose, quindi dovete utilizzare tutto il prodotto in una sola volta. Questa è la Masque Éclat Exprès Nettoyant à l'argile rouge, formula intensiva, maschera purificante ma soprattutto illuminante, che rimane morbida sul viso, non si indurisce e veramente vi regala 10 ore di sonno, ottima. E queste altre due che sono la stessa maschera, in realtà Masque Crème aux Résines Tropicales, quindi maschera alle resine tropicali, purificante profonda per pelli miste e grasse, ottima, 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 ottima. È una maschera che si presenta in colorazione bianco-grigiastra ed è una riequilibrante perfetta. Io la utilizzo in queste fasi di passaggio climatico, perché la pelle comunque risponde agli stimoli esterni e quindi ha più esigenze. E con quella maschera mi trovo divinamente, ne posso parlare a fondo perché io l'ho usata in taglia di vendita almeno 3 volte nella mia vita e la trovo eccezionale. È una purificante, ma non nel senso che asciuga, non nel senso che butta fuori il sebo, le imperfezioni, ma nel senso che riequilibra completamente la pelle. È ottima. Vi consiglio l'acquisto di queste maschere di Sisley solo se non dovete far fatica a comprarle. Lo sapete, hanno un costo pazzesco, costano intorno ai 90 euro queste maschere, però sono ottime, ottime, nulla da dire. Su quella rosa vi dico che Athénas fa la Pure Essence, che è abbastanza simile, quindi magari no. Ma come questa io non ne ho trovate onestamente, io non la compro ora. Però ecco, in caso di regali e così via, è una cosa che potrei tenere in considerazione. Nella mia busta delle schifezze tengo pure le maschere perché sono sempre un po' unticce e bagnatrice, se no mi sporcano tutto il resto. Ho terminato, ovviamente scrivetemi qui sotto, fatemi tutte le domande del caso, fatemi sapere se avete usato qualcuno di questi prodotti e come vi trovate. Io vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!